La condizione delle donne nei secoli precedenti non è stata sicuramente una condizione favorevole, è stata una condizione subalterna nei confronti degli uomini. Spesso le donne vivevano in una situazione bloccata, una situazione che non permetteva loro alcun tipo di realizzazione. E questa cosa, secondo me, è abbastanza ben rappresentata in questo racconto di James Joyce. James Joyce ha scritto una raccolta di racconti che si intitola La gente di Dublino, The Dubliners, e in cui spesso ci sono elementi di chiusura, di difficoltà a uscire da una situazione difficile. Insomma, il nostro James Joyce, che è irlandese, un po' come gli U2 tante volte, vive un rapporto di odio-amore per Dublino, vive un rapporto di odio-amore per la propria città. Per la propria città, per la propria patria, paese dell'Irlanda, un paese di solide tradizioni, ma in cui prevaleva l'autoritarismo. Abbiamo letto già un brano scritto da James Joyce, vi ricordate? Un brano tratto da Daedalus, in cui già si parlava di un problema di eccessivo autoritarismo a scuola, di chiusura. Vi ricordate Stephen che viene insomma picchiato con la bacchetta, dalla padre Dolan? E adesso leggiamo invece la vicenda di una ragazza, la ragazza Evelyn. Allora, Evelyn, così introduciamo il tema del doppio, che approfondiremo questo mese con la lettura dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Cioè, dentro di noi spesso ci sono come due persone che lottano. Da una parte vedremo in questo caso la Evelyn che vuole uscire, che vuole liberarsi, che vuole emanciparsi, che vuole scappare con un uomo, scappare dalla propria famiglia, da questa condizione un po' bloccata, vi dicevo, in cui vive con il padre che è un pochettino troppo esigente con lei, e dall'altra c'è l'Evelyn che non riesce a fare questo salto, che non ha il coraggio di scappare, di fuggire. E vedremo alla fine chi vincerà delle due. Seduta alla finestra, guardava la sera invadere il viale. Teneva la testa appoggiata contro le tendine e sentiva nelle narici l'odore della cretonne polverosa. La cretonne è un tessuto di cotone spesso usato per tende e tendaggi. Poca gente per strada. O solo l'inquilino della casa di fondo che rientrava. Lei ne sentì i passi risuonare sul marciapiede di cemento, poi scricchiolare sul sentiero di cenere dinanzi alle nuove case di color rosso. In passato c'era un campo laggiù dove loro giocavano ogni sera con gli altri ragazzi del quartiere. Poi l'aveva comprato un tale di Belfast e ci aveva costruito delle case, non piccole case nere come le loro, ma vivaci case in mattoni dal tetto lucente. Attenzione, già la casa testimonia di una chiusura, di un'amarezza, di una condizione di tenebra, si può dire. Infatti dice che la loro casa era nera e non era vivace, al contrario la casa di altri era più vivace. Tutti i ragazzi del viale avevano giocato in quel campo, Divine, Water, Dan, piccolo Keog, lo zoppo, e lei coi fratelli e le sorelle. Ernest però non giocava mai, era troppo grande. Spesso veniva il padre a scacciarli dal campo col suo bastone di pruno, ma di solito il piccolo Keog stava di guardia e dava l'allarme non appena lo vedeva arrivare. Ecco, Ernest sarebbe il fratello di Evelyn, che è la nostra protagonista. Eppure le pareva che a quei tempi fossero stati abbastanza felici. Il padre non era ancora così cattivo e inoltre era viva la mamma. Ecco la situazione, la condizione di Evelyn. Evelyn è una ragazza di 19 anni, è una ragazza che era voluta bene dalla madre, poi la madre è scomparsa e il padre è sempre stato molto autoritario con lei e in un certo senso riesce a bloccarla, riesce anche semplicemente con uno sguardo a condizionarla. È un po', come vedremo l'anno prossimo, un padre padrone più o meno come il padre di Gertrude, la monaca di Monza. Per cui come Gertrude, vedremo l'anno prossimo, non riuscirà a contraddire il padre, la stessa cosa avviene a Evelyn. Cose di tanto tempo addietro, poi lei e i suoi fratelli e sorelle si erano fatti grandi e la mamma era morta. Anche Tizzy Dan era morto, Water erano tornati in Inghilterra, tutto cambia. Adesso lei stava per andarsene via come gli altri, lasciare casa. Ecco, stava per andarsene. Ecco il grande progetto, quello di andare via con Frank, salpare verso America e quindi di liberarsi da questa condizione di estrema chiusura. La sua casa, si guardò attorno nella stanza fissando tutti gli oggetti familiari
che aveva spolverato una volta alla settimana per tanti anni, domandandosi sempre da dove poteva venire tanta polvere. Forse non avrebbe mai più visto quegli oggetti dai quali non aveva mai immaginato di doversi separare. E in tanti anni, tuttavia, non era mai riuscita a sapere il nome del prete la cui fotografia ingiallita era appesa al muro sopra l'armonium scordato, strumento musicale, accanto alla stampa colori dei voti fatti alla beata Margherita Maria Alacoque. Era una santa, una monaca francese. Dice allora: era stato un compagno di scuola del padre. Ogni volta che questi mostrava il ritratto a un visitatore, non mancava ad accompagnare il gesto con una parola distratta. E a Melbourne adesso. Lei aveva consentito ad andarsene, a lasciare la casa. Ma era una cosa sensata. Si sforzava di valutare ogni aspetto del problema. Ecco allora, le due nature di Evelyn. All'inizio sembra proprio che Evelyn debba andarsene via. L'arco di tempo di questo racconto è l'arco di tempo di una serata. Pochissime ore, pochissimo tempo. È il periodo che precede immediatamente la partenza del piroscafo che dovrebbe portare Evelyn fuori, finalmente lontano da Dublino, lontano da questa condizione in cui è chiusa. Ma dice, primo dubbio che l'assale. Ma era una cosa sensata. Si sforzava di valutare ogni aspetto del problema. Lì, in casa sua, non le sarebbe mai mancato cibo e alloggio, né le persone che era avvezza a vedersi intorno sin dalla nascita. Quindi non le sarebbe mancato cibo e alloggio. Anche questa è una cosa che ci può aiutare a riflettere addirittura sulla condizione odierna, contemporanea dei giovani. Certe volte i giovani fanno esattamente questo ragionamento, cioè dicono: ma vale la pena di andare via da casa? Non conviene rimanere a casa dove comunque c'è cibo e alloggio e ci sono le persone che... Alla fine ci sono sempre le persone con cui sei cresciuto, finché non trovi comunque una zona con cui andare ad abitare, per esempio poi, quando ti sposi, alla fine è ovvio che tu hai anche sei abituali, non è che ti trattano come quando sei giovane. Cioè basta che portare a te una cosa in casa, ti devi rendere. Comunque la situazione, la condizione di Evelyn è una condizione purtroppo ben diversa, perché molte donne, molte ragazze vivevano in una situazione assolutamente chiusa, con nessuna possibilità. L'unica possibilità che aveva Evelyn di cambiare vita realmente era quella di scappare. Che avrebbero detto ai magazzini quando si fosse risaputo che era scappata con un giovanotto? Le avrebbero dato della scema, forse, e messo un annuncio sul giornale per sostituirla. Sarebbe stata contenta Miss Gavan, non le aveva mai risparmiato le sue stoccate, specie se c'era gente che sentiva. Non vedete che le signore aspettano Miss Hill? Ma svegliatevi Miss Hill, per favore. Non avrebbe pianto molte lacrime nel lasciare i magazzini. Ecco, il posto dove si trovava a lavorare, Evelyn, e dove non era trattata molto bene. Nella casa nuova, però, in un paese lontano e sconosciuto, non sarebbe andata così. Sarebbe stata una donna maritata. Ecco, il matrimonio come possibilità di riscatto. L'avevamo visto anche, se vogliamo, anche nel romanzo Le lacrime della giraffa. Un po' considerato questo matrimonio come una possibilità di riscatto, ma anche nel racconto, nel romanzo Eugénie Grandet. Lei, Evelyn, la gente, l'avrebbe trattata con rispetto. Sarebbe stata una donna maritata, lei, Evelyn, e la gente l'avrebbe trattata con rispetto. Non sarebbe stata trattata come sua madre, no. Ancora adesso, per quanto avesse già 19 anni compiuti, le avveniva a volte di temere la violenza paterna. Era stato questo, lo sapeva, a farle venire le palpitazioni. Quando erano ancora piccoli, il padre non si sfogava mai su di lei, come su Harry ed Ernest, perché era una ragazza. Ma in seguito aveva cominciato a minacciarla e a dirle che, se non fosse stato per la memoria di quella buonanima di sua madre, non avrebbe mancato di darle il fatto suo. Attraverso queste riflessioni di Evelyn, veniamo a sapere che il padre era molto violento, soprattutto con i figli maschi, ma all'occorrenza anche con la moglie, e addirittura con Evelyn, che era una figlia femmina. E ora non c'era nessuno a proteggerla. Vedete un po' com'è irretita, bloccata Evelyn, i pensieri che fa, la paura che ha delle violenze da parte del padre. Ernest era morto, quindi uno dei fratelli è morto. Harry, che faceva il decoratore di chiese, era quasi sempre via, in qualche paese di campagna. Proprio l'altro giorno stavo sentendo, adesso stiamo parlando della condizione femminile, stavo sentendo di fatti di cronaca che sono avvenuti a Milano. Recentemente si parla di violenze fatte nei confronti delle donne,
Si parla quindi di episodi, l'avete sentito anche voi recentemente? Ecco, recentemente proprio ne hanno parlato anche i giornali, sono state scritte sui giornali degli articoli su questo argomento. Purtroppo stiamo parlando di qualcosa che ci sembra lontano nel tempo, ma forse non lo è poi così tanto. La violenza, quindi dicevo, nei confronti delle donne. Senza contare le eterne discussioni per i soldi sabato sera, che da qualche tempo in qua la sfinivano oltre ogni dire. Dava lo stipendio intero in famiglia, 7 scellini, e Harry mandava quanto poteva, ma il guaio era di cavargli al padre i quattrini. Quindi, costretta a dare in famiglia tutto quello che lei guadagnava ai magazzini, il padre poi non le dava niente, teneva tutto per sé. Era una spendacciona, le diceva lui, una scervellata, e lui non se la sentiva di darle i soldi guadagnati con tanta fatica perché li buttasse dalla finestra. Questo e altro le diceva, perché era sempre di cattivo umore sabato sera. Alla fine però glieli dava, domandandole se non aveva per caso l'intenzione di comprare qualcosa per il pranzo della domenica. Così le toccava uscire a precipizio per fare la spesa, aprendosi la strada gomitate fra la folla, il borsellino di pelle nera stretto nel pugno e rincasare sul tardi carica di provviste. Cioè, gli unici soldi che dà il padre a Evelyn sono quelli che servono per fare la spesa. Perché deve gestire tutto lui, perché abbiamo detto che è un padre padrone, perché abbiamo detto che lei è succube di suo padre e non riesce minimamente a liberarsi da questa sudditanza. Era un lavoro duro per lei, badare alla casa e stare attenta che i due fratellini minori, affidati alle sue cure, andassero a scuola regolarmente e avessero di che mangiare. Un lavoro duro, sì, una vitaccia, ma adesso che stava per lasciarla, già non la trovava più così insopportabile. Stavo dicendo le due anime di Evelyn, di fronte a una condizione così chiusa, così bloccata, senza nessuna speranza di cambiamento, lei avrebbe la possibilità di scappare, di andarsene via, eppure questa condizione, che è una condizione difficile, molto difficile, eppure lei non la trovava già più così insopportabile. Questo racconto è caratterizzato da questo. All'inizio lei sembra decisa ad andarsene via di casa, poi piano piano incomincia ad avere dei dubbi, questi dubbi diventeranno sempre più grandi, fino al momento in cui lei prenderà la decisione di non scappare più. Ne avrebbe cominciata un'altra con Frank, era buono e forte Frank, e di cuore generoso, sarebbe scappata con lui sul piroscafo della notte, e sarebbe diventata sua moglie, avrebbero vissuto insieme a Buenos Aires, dove lui aveva una casa che l'aspettava, come ricordava bene la prima volta che l'aveva visto. Abbiamo detto che questo racconto è un racconto che ci parla di un arco di tempo brevissimo. Eppure, attraverso dei flashback, i ricordi, i pensieri di Evelyn, noi veniamo a sapere la sua vita, come ricordava bene la prima volta che l'aveva visto. Aveva preso alloggio in una casa sulla strada principale, dove lei aveva degli amici. Le pareva fossero passate poche settimane da allora. Lui era al cancello, il berretto a visiera tirato all'indietro sulla nuca e i capelli che gli ricadevano sulla fronte abbronzata. Poi si erano conosciuti. Ogni sera la aspettava all'uscita dei magazzini e la accompagnava fino a casa. L'aveva portata a sentire La Zingara, un'opera lirica. E a lei era parso un sogno stargli seduta accanto a teatro, in posti che non le erano abituali. Lui aveva un'enorme passione per la musica e un poco cantava. Tutti erano al corrente del loro amore e così, quando egli cantava la canzone della ragazza innamorata del marinaio, Evelyn provava sempre un dolce imbarazzo. Lui la chiamava scherzosamente papavero. In principio l'idea di avere un corteggiatore le aveva dato alla testa, ma poi si era messa a volergli bene sul serio. Le parlava di paesi lontani. Aveva cominciato da mozzo, a una sterlina al mese, su una nave della linea Allan che andava al Canada. E le diceva i nomi delle navi su cui era stato e quelli dei diversi servizi. Aveva passato lo stretto di Magellano e le narrava storie dei terribili Patagoni, gli abitanti della Patagonia, praticamente quasi agli antipodi, nel senso che abitano nel sud dell'Argentina. Frank, tutte le cose che fa, tutte le cose che racconta, eccetera, rappresenta, diciamo, l'evasione, rappresenta il cambiamento, il coraggio di cambiare vita, rappresenta un altro mondo. Lei non riesce a liberarsi invece dal suo vecchio mondo, il mondo chiuso della sua casa nera, della sua famiglia, del padre. Aveva avuto fortuna a Buenos Aires, Frank diceva, ed era tornato al vecchio paese solo in vacanza. Naturalmente il padre di Evelyn era venuto a sapere la storia, le aveva proibito di avere a che fare con lui. Un giorno avevano litigato, Frank e il padre, dopodiché loro avevano dovuto vedersi di nascosto. La sera si andava infittendo sul viale e il bianco delle due lettere che aveva in grembo si faceva indistinto. Ecco, ogni tanto
ci sono queste notazioni che segnalano lo scorrere del tempo, quindi i pensieri di Evelyn intercalati da queste notazioni temporali. Ha scritto due lettere, una per Harry, che è il fratello, l'altra per il padre. Il suo prediletto veramente era stato Ernest, ma anche a Harry voleva bene. Aveva notato che negli ultimi tempi il padre stava invecchiando, lei gli sarebbe mancata. A volte sapeva essere gentile, a volte, il padre. Non molto tempo prima, un giorno che era stata a letto malata, si era messo a leggerle una storia di fantasmi e le aveva brustolito il pane sul fuoco. Un'altra volta, quando ancora era viva la madre, erano andati tutti a far merenda sulla collina di Hoot e lei ricordava che il padre si era messo in testa il cappellino di mamma per far ridere i bambini. Insomma, poche scene di confidenza, di cortesia del padre nei confronti della figlia. Tutto il resto della vita di Evelyn, il rapporto insomma in generale tra padre e figlia è un rapporto, il padre è molto severo con lei, quindi è un rapporto chiuso. Il tempo passava, ma lei rimaneva lì seduta presso la finestra. Il tempo scorre via, ma Evelyn sembra incapace di staccarsi dai propri pensieri, sempre con questo volto chiuso lì fermo alla finestra. La testa appoggiata contro le tendine e l'odore polveroso della cretonne nelle narici. Come è iniziato il racconto, così sta andando avanti. Questa scena immobile rappresenta l'immobilità del personaggio di Evelyn. Giù dal viale sentiva salire il lontano suono di un organetto. Era un motivo che conosceva. Strano che venisse proprio quella sera a rammentarle la promessa fatta alla madre, la promessa di badare alla famiglia più a lungo che avesse potuto. Questa è la promessa che alla fine determinerà la scelta di Evelyn, scelta o non scelta di Evelyn, cioè quella di non andare via con Frank, perché ricorderà quello che ha promesso alla madre, quindi di badare alla famiglia. Le tornò a mente l'ultima notte della malattia della madre, si rivide nella stanza buia chiusa dall'altra parte dell'anticamera, da fuori giungeva una melanconica aria italiana, di un'opera lirica italiana. Ricordava il padre che rientrava pomposo nella camera della malata dicendo «Dannati italiani, proprio qui debbono venire!» E mentre stava lì a meditare, la penosa visione della vita della madre operava nel più profondo del suo essere una specie di sortilegio, quella vita di sacrifici meschini conclusasi nella pazzia finale. Abbiamo intuito dalle parole, dai pensieri di Evelyn, che anche la condizione della madre deve essere stata una condizione di estrema difficoltà, tanto che deve essere anche impazzita, si intuisce, poco prima di morire. Tremò riudendo la voce materna ripetere con vuota insistenza «Derevaun seraun, derevaun seraun». È una frase in lingua gaelica che significa «Addio ai bianchi boschi di querce». Sono le ultime parole pronunciate dalla madre prima di morire. Balzò in piedi con un subitaneo moto di terrore. Fuggire, fuggire doveva. Adesso sembra che Evelyn prenda la decisione. La decisione della sua vita, cioè quella di fuggire, di scappare. Basta, questa è stata la mia esistenza fino adesso, adesso incomincia una nuova vita. Frank l'avrebbe salvata, le avrebbe dato una vita, forse anche l'amore. Sembra che Evelyn finalmente sia sicura, risoluta ad andarsene. Perché avrebbe dovuto essere infelice? Aveva diritto alla felicità. Frank l'avrebbe presa fra le braccia, l'avrebbe stretta fra le braccia, l'avrebbe salvata. Era alla stazione di North Wall. Ecco, quindi siamo passati dalla casa di Evelyn alla stazione di North Wall. Cioè, Evelyn è lì pronta per partire con il suo fidanzato, con Frank. In mezzo alla folla ondeggiante, egli la teneva per mano e lei sapeva che le stava parlando, che le ripeteva qualche cosa sulla traversata. La stazione era piena di soldati con i loro bagagli scuri e attraverso le ampie porte della tettoia si scorgeva a tratti, lungo la murata della banchina, la massa immobile e nera della nave, con gli oblò illuminati. Quindi il porto. È lì, al porto, pronta a partire con il suo Frank. Lei non rispondeva. Si sentiva le guance pallide e fredde e da un confuso fondo di disperazione pregava Dio di guidarla, di mostrarle quale era il suo dovere. Sempre nella raccolta Dubliners di James Joyce, la religione è vista come un qualche cosa che impedisce una liberazione, che rappresenta sempre il senso del dovere, una morale che non ti permette di realizzarti pienamente. Adesso lei prega Dio di guidarla, di mostrare che cosa deve fare della sua vita. La nave lanciò nella nebbia un lungo luttuoso ululo di sirena. Se partiva, domani si sarebbe trovata in alto mare con Frank, diretta a Buenos Aires. I posti erano fissati,
Come poteva tirarsi indietro dopo tutto quel che Frank aveva fatto per lei? Lo sgomento le dette quasi un senso di nausea. Continuava a muovere le labbra in tacita e fervida preghiera. Non sa cosa fare, è indecisa. Le due anime di Evelyn in questo frangente stanno combattendo, lottando fra di loro. E sembra quasi che sia una lotta in cui nessuno prevale. Cioè, non si sa bene se prevale una parte, la parte di lei, quella che vuole fuggire, che vuole scappare, oppure se prevale quella parte che decide di rimanere. Una campana le rintoccò nel cuore, sentì che egli la afferrava per la mano. Vieni! Tutti i mari del mondo le si infrangevano sul cuore e lui la trascinava dentro, la voleva annegare. È evidente che con questa frase si intuisce qual è il pensiero di Evelyn. Cioè andare insieme con Frank per lei è come perdere i punti di riferimento della sua vita, essere trascinata in una specie di naufragio, un annegamento. È una scelta troppo avventata per lei. Lei non vuole fare questo passo, che pure potrebbe costituire la libertà della sua vita, la liberazione da tante costrizioni. Vieni! No, 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 era impossibile. Le mani strinsero frenetiche il ferro. Dalla distesa dei mari essa alzò un grido di angoscia. Evelyn, Evie! Lui si precipitò di là dal cancello, chiamandola perché lo seguisse. Gli gridarono di andare avanti, ma lui continuava a chiamarla. Lei lo fissava con la faccia pallida, passiva, come un animale smarrito. I suoi occhi non gli diedero alcun segno di amore, o di addio, o di riconoscimento. Evelyn ha deciso di rimanere lì dov'era, ha deciso di non cambiare la sua vita. Non ha neanche avuto un segno di amore, di addio, di riconoscimento per tutto quello che Frank ha fatto per lei, per l'opportunità, per la possibilità straordinaria, insomma, che le ha dato, ma che lei non ha accolto, non ha avuto il coraggio di accogliere. Ci ricorderemo di questo quando l'anno prossimo leggeremo la storia, la vicenda di Gertrude, ma la vicenda purtroppo di molte donne che sono vissute spesso in questa condizione di costrizione e non sono riuscite a liberarsi. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.